Bentrovati agli amici di Oggi Parliamo Di. Abbiamo il piacere di avere in collegamento Tiziana Lartrelli, regista e autrice della commedia Che se so cose pazze, realizzata dalla compagnia teatrale amatoriale Pirati Adurto, che il 29 dicembre scorso ha portato in scena presso la sala teatrale della casa di reclusione Gian Battista Novelli di Carino la commedia appunto di cui abbiamo parlato. E poi ho l'onore di avere qui con me in presenza l'attore protagonista Gaetano Lieto. Buongiorno. Buongiorno, l'onore è mio avere l'opportunità di parlarne di questa bella iniziativa. E adesso siamo qui in collegamento, come accennavo prima, con Tiziana Lartrelli, autrice e regista della commedia Che se so cose pazze, che, come abbiamo già anticipato, è stata messa in scena il 28 dicembre presso la sala teatrale della casa di reclusione Gian Battista Novelli di Carinola. Tiziana, ci dai un feedback sull'esperienza che avete vissuto? Sì, è stata un'esperienza fantastica, unica. Era la prima volta che la compagnia Terapia Adurto si esibiva in un carcere e abbiamo ricevuto tanto perché c'è stato un feedback altissimo con i detenuti, i quali li abbiamo visti proprio appassionati a guardare la commedia, a recepire i messaggi che gli attori erano intenti a trasmettere. E ce ne siamo andati tutti carichi, pieni di aver ricevuto qualcosa noi da loro, perché io ero tra il pubblico e vedevo proprio sui loro volti l'entusiasmo, la speranza, la gioia, di vedere una rappresentazione teatrale. Dato il feedback così positivo che ci hai raccontato, in programma c'è di portare questa commedia anche in altre carceri? Questa esperienza nel carcere è nata così, senza un'intenzione prestabilita e visto proprio il feedback, sì, ne stavamo parlando perché è molto importante sia per me che per tutti gli attori portare alcuni valori, alcuni messaggi a persone che spesso si possono sentire abbandonate. Soprattutto a persone che sperano in una seconda vita, in una seconda possibilità. Quindi speriamo di portarlo in altri carceri. Allora, Gaetano, abbiamo già affrontato, magari riprendiamo un attimo, quali sono i temi di stretta attualità e di importanza della commedia, quello dell'omosessualità, del rispetto verso gli anziani e quindi oltre ad aver avuto il coraggio di portare in scena questi temi in un location, chiamiamola così, così particolare, vorrei sapere da te se ci puoi raccontare anche qualche episodio che hai vissuto nel backstage, dietro le quinte, in quanto attore. Sì, ci sono stati un paio di episodi con i ragazzi stesso del carcere che ci aiutavano, che sono stati impegnati anche solo come persone che potevano aprire e chiudere i cosiddetti separisti che aprivano e chiudere il sipario. Si sono impegnati in una giornata, si sono sentiti anche loro partecipi di questa cosa che è stata bella come scambio tra noi e loro. E alcuni di loro, ad alcuni attori, hanno confessato delle sensazioni, addirittura che non si sedevano su un divano da diversi anni, e per loro è stata un'emozione, perché voglio dire, il carcere è il carcere. E c'è stato uno scambio di emozioni per quello che noi raccontavamo e per quello che leggevamo negli occhi dei detenuti. Cosa si prova a portare in scena una commedia con dei temi così importanti e mostrarla ad un pubblico che sicuramente nel periodo delle feste, forse a maggior ragione, si trovano sicuramente in uno stato emotivo particolare? Sì, noi abbiamo fatto 3 serate al piccolo, abbiamo fatto 3 serate con 3 sold out, ma l'emozione, voglio dire, che ci hanno dato i ragazzi del carcere di Carinola è stata particolare perché c'è stato ad ogni evento che veniva sottolineato per l'anzianità, per rispetto dei genitori, per rispetto delle persone anziane che ci mettono al mondo, il tema dell'omosessualità. Il tema degli interessi a volte che girano nelle famiglie e dimenticano quello che può essere chi ti ha creato, chi ti ha messo al mondo,
ad ogni occasione sentivi proprio la vicinanza del pubblico, dei ragazzi che erano in platea, dagli applausi e dal mormorio tra di loro che si confrontavano con quello che noi raccontavamo, sulla scena, in effetti. Senti, Tiziana, sicuramente non è una novità quello, la situazione pandemica che stiamo vivendo e che in questi giorni di festa purtroppo si è aggravata secondo le ultime fonti. Ecco, tu stai approfittando di questo periodo per lavorare anche ad altre commedie, stai scrivendo qualcosa, ci puoi dare qualche anticipazione? Sì, ho cominciato a scrivere un'altra commedia, cercando sempre, oltre a rappresentare, a dare un sorriso al pubblico, cercare anche di mettere in risalto qualche problema sociale, quindi affinché la commedia possa lasciare, oltre che un sorriso, un messaggio. E quindi mi sto accingendo, sperando che a maggio ci permettano di metterla in scena. Lo speriamo e sicuramente prima di metterla in scena sarai Speriamo. sicuramente di nuovo nostra ospite, così ci racconterai le nuove tematiche della tua nuova commedia. Ora è una sorpresa. Non ti chiedo altro. Allora, Tiziana, lasciamoci con un saluto agli amici di Oggi Parliamo di. Grazie, grazie a tutti, grazie a voi. Grazie per essere stata con noi. Progetti futuri? Progetti futuri, pensiamo di fare sempre questi tipi di tematiche che possono essere presentati non solo alle nostre, voglio dire, soddisfazioni come compagnia amatoriale, ma che si possono portare delle tematiche da far riflettere, da far continuare, come se quella commedia, quel racconto, quella cosa manifestata da noi che la produciamo, porti nelle famiglie, nelle persone un cambiamento e un adeguamento a quello che la riflessione può tenerci. Ringraziando l'attore Gaetano Lieto e dando un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano per la trasmissione Oggi Parliamo di, vi lascio con un saluto di Gaetano. Buon anno è che il nostro racconto, la nostra manifestazione che è di vita reale, di vita quotidiana di ogni famiglia, porti tanta serenità, tanta pace, tanta riflessione nelle famiglie da poter migliorare il nostro tenore di vita, il nostro modo di pensare e di vivere. Auguri e buon anno.